ai 12 inviati, i cui nomi sono stati evocati nella scorsa domenica, il Signore fa delle consegne ben precise. Nel discorso missionario del capitolo 10, dentro il quale ci troviamo con la pericope odierna, Matteo mette in evidenza uno degli aspetti dei quali il discepolo deve uguagliare il maestro: il coraggio di predicare l'Evangelo con tutta franchezza, senza lasciarsi intimorire dalle minacce degli oppositori. Torna 3 volte l'ammonimento «Non abbiate paura». La pagina matteana la leggiamo come in un dittico con il testo della prima lettura preso da Geremia, la cui testimonianza è continuamente osteggiata dai suoi avversari. Il profeta deve continuamente fare memoria delle parole che il Signore gli aveva rivolte nella sua vocazione: «Non spaventarti davanti a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro». Con il suo ministero profetico travagliato, Geremia diventa icona vivente di questa lotta profonda che abita la mente di ogni autentico testimone della parola. Tra rabbia e senso di colpa, scosso da ribellione e paura, pensava di abbandonare il compito di un annuncio che gli provocava una tale avversità. Non ha un messaggio rassicurante, ma critico, soprattutto con la realtà del Tempio, dei governanti e dei sacerdoti. È seriamente tentato di una devocazione. Ma proviamo ad incontrarlo, questo profeta perennemente incompreso. Andiamo a cercarlo nelle sale del Rijksmuseum di Amsterdam, il museo che vanta la più ampia collezione di opere del secolo d'oro olandese. E tra queste, ovviamente, non potevano mancare quelle di Rembrandt, dalla straordinaria e immensa Ronda di notte a quella di dimensioni seppure ridotte ma ugualmente intensa, che è conosciuta come Lamentazione di Geremia sulla distruzione di Gerusalemme. Sostando di fronte ad essa, incontriamo il profeta di Anatot. Si tratta di una tela firmata e datata 1630, dunque un'opera giovanile. Fedele al sentire della società olandese del tempo, rigorosamente calvinista, che aborriva il culto e la raffigurazione dei santi, quando tratta temi religiosi, Rembrandt si rifà a racconti e personaggi biblici. Qualche anno prima di questo dipinto era stato pubblicato un commento al libro delle Lamentazioni, opera di un predicatore riformato, che dovette avere molto successo. Il nostro pittore sembra dare forma e colore al grido di desolazione del profeta sulla distruzione di Gerusalemme. Usando un deciso gioco di contrasti tra luce ed ombra, Geremia, raffigurato come un anziano seduto che si regge il capo con la mano, contempla la città in fiamme sullo sfondo con delle persone che fuggono da essa. Geremia è reso con estrema precisione e la sua espressione affranta sembra dire «ho fatto tutto quello che ho potuto». Il profeta, come ogni testimone, attraversa la crisi che appare come un'azione di Dio e che lo condurrà all'essenziale. E alla luce delle parole di Gesù, la paura che abita Geremia ed ogni annunciatore del Vangelo è chiamata a divenire fiducia. E la fiducia non risiede nella speranza dell'incolumità e del sicuro successo, bensì nella certezza della vocazione ricevuta. Una chiamata da parte del Dio che si prende cura. Questa consapevolezza dona fiducia, forza e coraggio.